Dov'è? Dov'è? Voi lo vedete? Voi lo vedete? Dov'è? 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 Qui non c'è. Dov'è? 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 Vedi? Entro nel bagno, tiro la cordicella. Tiro la cordicella perché noi non abbiamo l'interruttore, noi abbiamo la cordicella. E comunque alla cordicella c'è appeso pistone, quindi è bello. E non c'è! Non c'è da nessuna parte, lo vedi? Non c'è! C'è l'umidità perché mi sono fatto la doccia, ma lui non c'è! Questo è il disagio a cui siamo abituati! Sto ovviamente parlando di lui, di quel fatato e magico oggetto di culto, stendardo di italianità, l'oggetto che più manca alle persone come me, agli emigrati. Sto ovviamente parlando del bidetto. Sì, si chiama bidetto, ho scoperto, cioè in italiano. Perché bidet era francese, no? E al tempo noi traducevamo tutto quanto, italianizzavamo tutto, no? E quindi lo avevamo chiamato bidetto, perché suonava meglio, era più bello, era più... Che vuoi farci? Quindi ho deciso di documentarmi un po', no? Perché è un tema che mi sta molto a cuore. E ad esempio ho scoperto che nel 2001 il Ministero del Turismo francese ha distribuito questo opuscolo in cui rivelava, insomma, delle certe caratteristiche della clientela internazionale. Ed è uscito fuori che, ad esempio, ed è uscito, non si dice è uscito fuori, perché non puoi uscire dentro, è uscito. Mentre gli inglesi entravano nella stanza d'albergo e controllavano il cuscino, gli italiani entravano e controllavano se ci fosse stato il bidet. Cioè, nel senso, gli inglesi controllavano se stavano comodi, gli italiani se potevano sciacquarsi il culo. Agli americani invece il bidet fa proprio schifo. Loro, se ci parli con loro, io ci ho parlato, loro ti chiedono: ma scusa, ma che tu ti tocchi con le mani? Fai questa pratica oscena, disgustosa. Per loro è inconcepibile. Infatti nel 92 ho scoperto che il New York Post aveva attaccato pesantemente la principessa Diana perché a quanto pare ne aveva comprati 5. E vabbè, ma 5 bidet per una persona in effetti sono un pochino troppi. Per carità, non sappiamo. Ad ogni modo, il bidet è una parola francese. Come cacchio è che in Francia non si trova? Che poi, oddio, il bidet ho scoperto che in Italia si è diffuso relativamente di recente. Cioè, intorno al 1960 si è iniziato a diffondere. Prima in Italia non lo usava nessuno. Quindi noi ce ne siamo appropriati e fa parte della nostra cultura, però a quanto pare è abbastanza recente. E la cosa che fa ridere è che invece negli anni 70 era installato in quasi tutti gli appartamenti francesi. Ma allora questi qua perché lo hanno levato? Perché? Ecco, se lo chiedi a loro, loro l'hanno levato per una questione di comodità. Perché il bidet non c'entrava. Non so se voi avete mai visto un bagno francese. Sostanzialmente il bagno francese è un loculo in cui ci sta soltanto il cesso. Loro non c'hanno manco il lavandino perché era troppo, capito? È troppo ingombrante un lavandino. Quindi loro che fanno? Fanno i loro bisogni, dopodiché si spostano in un'altra stanza e finalmente si possono lavare le mani. Se vogliono proprio lavarsi. E tu dirai: ma questi qua allora che fanno? Aprono la porta coi gomiti e poi si spingono così per non toccare niente, come faremmo noi comuni mortali. No, ma che se ne fregano? Quelle, le mani di sterco danno un sapore aggiunto. Che secondo voi la baguette perché è così buona? Ecco, non si sa precisamente quando sia nato il bidet, chi lo ha inventato. Sembrerebbe, perlomeno uno dei primi documenti, sembrerebbe risalire attorno al 1700, in Francia, ovviamente, perché si chiama bidet. Il suo presunto inventore si chiamava Christophe de Rosier. Il che fa abbastanza ridere. De Rosier. De Rosierschia, l'inventore del bidet, si chiama De Rosier, incredibile. Allora, sto tizio che aveva fatto, aveva installato un bidet nella residenza del primo ministro francese, in particolare per farlo usare a sua moglie, Madame Lepris. Insomma, per darsi una sciacquata, sai, no? La signorina Madame Lepris probabilmente ci dava dentro. Infatti noi lo abbiamo scoperto che lei aveva un bidet proprio per via del suo amante, che era il ministro degli esteri. La storia si inizia a fare abbastanza intricata. Un intrigo amoroso attorno al bidet, roba di... Insomma, il ministro degli esteri, amante di sta Madame Lepris, nel 1726 ha raccontato di essere entrato nella stanza della sua amante e averla scoperta seduta a cavalluccio di uno sgabellino a forma di violino. Che fantasia sto tizio, comunque. Infatti bidet sembra derivare dalla parola francese cavallino. Cavallino. Le petit cheval. Le petit cheval bidet. Andiamo a tradurre con Google traduttore. Sembra strano come cazzo è. Le petit cheval cavallino.
pony. A me esce pony. E pony. Ovviamente era pony. Quindi che cazzo c'entra bidet? Boh, vabbè. Nel 38 in Francia questo oggetto strambo veniva pubblicizzato dal rivenditore, che probabilmente non ci aveva capito un cacchio a cui cosa servisse, come una custodia per violino di porcellana con quattro piedi. Io la comprerei, non lo so. Comunque ai francesi sta custodia per chitarra non è che piacesse tanto. E infatti ci sta l'illuminato Diderot, che nel 1768 spiegava alla figlia il perché non dovesse utilizzare questo oggetto mistico e malvagio per dei dettami del decoro, sottolineando la necessità di celare a se stessi quelle parti del corpo la cui vista potesse indurre al vizio. Vabbè, ma tu sei malato, figlio mio. Ma quand'è che in Italia arriva il primo bidet? Ebbene, signori, il primo bidet in Italia arriva alla Reggia di Caserta! Lo abbiamo portato noi del sud! È stata l'innovativa regina di Napoli, Maria Carolina d'Asburgo-Lorena, che ne fece installare uno nelle sue stanze private nella Reggia di Caserta. Quando i Savoia arrivarono alla Reggia di Caserta e saccheggiarono tutto, si depredarono tutto, dicendo questo è mio, questo pure, bastardo. Non sapendo come definirlo, lo definirono uno strano oggetto a forma di chitarra. Poi uno si deve incazzare. Se tu non sai che cosa stai toccando, non tocca. Comunque, perché siamo qui a parlarne? Quest'anno, ad un certo punto, è stato il mio compleanno. Lo so, è strano. Però ho anche la prova. Questo è il bigliettino di auguri che mi hanno dato. Lo so, è commovente. Ed ho ricevuto quello che probabilmente è il regalo più bello che abbia mai ricevuto in vita mia. I miei amici mi conoscono così bene. Mi hanno regalato questo. Ora, lo so, è per bambini. Ma signori, questo è un bidet portatile! E quindi adesso lo andremo ad utilizzare. Sì, non nel senso che vi mostro come lo uso, per quello dovrete avere fantasia, ma che lo apriamo e scopriamo se funge, se funziona. Ve lo consiglio, un magnifico prodotto per i tarzanelli più estremi. Vedete, si presenta con questo meraviglioso sacchetto che lo rende molto simile ad un oggetto non solo fallico ma anche di venerazione, quindi ci piace. Ah, devo fare l'unboxing, quello delle persone serie. Lo ricominciamo allora. Ecco, siamo qui con questa scatola chiusa mai aperta. Adesso scopriremo come funge. Dovete vedere, l'imballaggio è perfetto. Questa si gira a 180 gradi. E un aggiustamento di 180 gradi pazzesco. Ha anche l'orologio. Ed è a prova d'acqua, cosa che ci aspettavamo da un bidet. Qui vediamo l'ingegneria di questo modello, che è molto, molto professional. L'ho messo al contrario. È l'ingegneria di questo modello molto professional. È incredibile. C'è una strong mode ed una soft mode. Strong proprio per i tarzanelli più estremi ed ostinati. Ok, quindi lo apriamo. Oh, che bello, non l'avevo visto. Un bellissimo sacchetto con un deal, con un e poi c'è, possiamo vedere la confezione, molto bella, ben impacchettata, mi piace, bravo. Apriamo il nostro oggetto, che come potete vedere si presenta fallico come da promessa. E a questo punto, non so. Qui c'è una banana, non focalizzatevi sulla banana, né su di questo, né su tutto il resto. Non ho fatto la pulizia. Ecco qui il nostro prodotto, adesso proveremo a capire il funzionamento. Qui c'è un open closed. Ecco, vedete, questo è proprio un dildo, ma che cazzo. Vabbè, e quindi a questo punto questo è la magia, vedete la magia. Bellissimo, forse si fa così questo. È possibile.
Sono sicuro che ci siano delle istruzioni, ma io le ho totalmente ignorate. Eccolo qua. Gastyle Handicare. Quindi qua c'è scritto di prendere da sotto. Probabilmente. Sì, sì. Girate. Ma è meraviglioso. Lo vedete? La magia. C'è un buco. Allora, non credo che loro vogliano che io metta l'acqua in questo buco qui. Perché non so. Ce lo devo sputare dentro. Come devo fare? Qui c'è il pulsante per la light mode e la hard mode. Con questa ci puoi. Ti puoi pure lavare i denti. Puoi smacchiare l'intermezzo delle mattonelle con questa. Ok. Ma dove vanno le pile in tutto ciò? Ah, ma questo è quello delle pile. Lo vedi che sono un idiota? Mi pare che le avevo rubate dal lavoro da qualche... Queste pile di una marca che non si può dire, sconosciuto, non facciamo pubblicità occulta. Queste pile sono finite, quindi speriamo che siano queste. Ma io ho qualche serio dubbio, perché come sapete dalla legge di Murphy... Cazzo di ca... No, sono queste! Che mi venga un accidente? Una ce la mettiamo, l'altra ce la mettiamo. Non vi sentite emozionati? Non sentite questa adrenalina scorrervi lungo l'ano? Non si chiude? No, si chiude, come no. Dai, su via, tardo. Dunque, manteniamo la calma. Quale sarà il problema? Quindi questo è giù. Ah no, questa sarà bene. Ma non lo so se sto facendo la cosa giù. Ma tanto non si chiude comunque. Cosa cazzo sta succedendo? Questa cosa non ha senso. Allora, calma. Allora, riproviamo. Quindi c'è qualcosa. Ah. Oh. No, questo non penso che lo debba levare. One eternity later. Abbiamo il bidet. Adesso devo soltanto mettere l'acqua. Ecco. Acqua fresca, mi raccomando. Alla vostra. Inizierei subito dalla light mode. Che come potete vedere non va bene per smacchiare. Possiamo scoprire se funge. Ah, sì. Questo. Dato che si mette in questa maniera, no? Dal basso verso l'alto. Tu lo metti così. Quindi poi schiacci hard, perché noi siamo persone serie. Ora ci metto questo. E qua potete vedere, oh mio Dio, è veramente hard. E quindi mi è venuto di colpo una gran voglia di provarlo. Faccio sapere se funziona.